Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati su UESA Twitch. Siamo pronti per Bloodborne. Ho aperto un attimo prima. Ciao Electron, ciao Kerosene, ciao Datolo, Gabriele, Paolo. Profezie Pomodori. Bube Skelly, Christchief, Mirko Menolfi, Jovis. Benvenuti, benvenuti ragazzi. Sono abbastanza carico, vi dico la verità. Kingaxv, prospettiva. Formica, uomo stellato. E vediamo cosa succede. Ciao Federico, benvenuto. Vediamo cosa succede oggi di bello. Il titolo rappresenta una persona schiva, che essendo schiva da schifo, cioè schiva da fare schifo, schiva persino lo schivo, cioè persino colui che è schivo. E ovviamente schifa lo schifo. Oh, scusate, ero in vena di stronzate. Hai visto Dippy? Beh, ieri ci siamo divertiti con Dario, devo dire che è stato un vero piacere. Io sono pronto e siccome siamo proiettati in diretta, è ora di mettermi Bloodborne davanti, agli occhi, pesissimo. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti ragazzi. Ho aperto un attimo in anticipo, quindi non voglio affrettare i tempi. Siamo qui, abbiamo fatto la bazza, è il caso di dirlo. È stato versato del sangue, è il caso di dirlo. Per lo più il nostro, è il caso di dirlo. Però, abbiamo letto quello che c'era da leggere. Avremmo 39.000 echi, 39.000. Tra l'altro mi curo, o no? Ma nel dubbio. Abbiamo 39.000 echi. Benvenuti a tutti. Non credo sia un livellino. E non abbiamo. Ci ho guardato prima di. Allora, bisogna avviare la live. Non abbiamo niente da spaccare. Quindi 39.000 sono. E secondo me 39.000, ve lo dico sinceramente. Intanto, benvenuti a chi sta arrivando adesso. Secondo me, 9.000, 39.000 non sono abbastanza per livellare. Potrei comprare delle fiale, ma d'altra parte ora le possiamo far su con grande facilità. Prima di dove stava Ludwig. Quindi, facciamo così: metti che qualcuno arriva in ritardo. Il trigger lì con la meridiana dello zodiaco lo facciamo tra un secondo. Torniamo al sogno del cacciatore e facciamo una botta di conti. Vediamo un po' che cosa possiamo fare. I vestiti di Maria? Ah, certo, perché ovviamente avremmo sbloccato vestiti. Allora. Un'occhiatina subito per vedere se abbiamo un livello. Good hunter. This may sound strange, but have I somehow changed moments ago from some place, perhaps deep within? I sensed a liberation from heavy shackles. Not that I would know. How passing strange. Farewell, good hunt. May you welcome home. What is it, good hunter? I sense the ancient echoes. They course your vein. Farewell, good hunter. Sbagliato tasto, PD. Grazie Dead, grazie del supporto. Avete capito, ragazzi? Un istante fa si è sentita liberata. E un istante fa, era 2 giorni fa nel nostro mondo reale. Ragazzuoli, ah, grazie Simone, grazie del supporto. Se 2 più 2 fa 4. Adesso leggeremo, se abbiamo sbloccato delle vesti. Avete capito? Grazie Frankie. Grazie mille dei 7 mesi. Ricambio. Avete capito? Cosa ci diceva Calypso la volta scorsa dei girasoli? Che nella simbologia di non so che cosa rappresentano l'ossessione.
Che cos'è costei? È un automa. Ma in sembianze femminili. È la replica di una donna verso la quale qualcuno, che se facesse il piacere di apparire ogni tanto, era ossessionato. Pezzo di merda. Avete capito? E noi che ti incontriamo nel sogno? Lady Maria? E ora ci dice che si sente come liberata, bla bla bla. Adesso già non mi ricordo più che cazzo ha detto. Ma se siamo capiti. Lei è la replica di quella che fu Lady Maria. Perché noi sappiamo che... Questo veramente grazie però al discorso dei no. Qua se non c'era Calypso che faceva l'osservazione dei girasoli che rappresentano l'ossessione per qualcosa, non ci sarei mai arrivato. Non so se c'è, grazie comunque Calypso per quell'intuizione. Lei è la replica di Lady Maria. Ok? Chi è che su una sedia a rotelle qualche episodio fa ci diceva «Ah, dai, Lawrence, fai la bazza, mollatela!» German. Di cui ipotizzai, ma fin dalla live numero 5, se non ricordo male, che quello che noi andiamo a visitare fosse il sogno, o l'incubo in qualche modo. E German era o non era il primo cacciatore della Chiesa della Cura, o giù di lì? Adesso non mi ricordo se era lui o Ludwig. Lui era il primo, tipo Ludwig era il più figo, una roba del genere, no? E quindi Lady Maria, che non è corretto dire che noi abbiamo incontrato, secondo me quella è una proiezione di Lady Maria, non lo so, qui siamo un po' nel non lo so. Lady Maria era l'ossessione di German. E chissà, beh, comunque io sto derivando tutto da Calypso, eh. Sì. Adesso Federico me la dai la dritta, assolutamente. Rileggiamo della roba. Osso del vecchio cacciatore. Subito. Però se vi ricordate, l'ossessione era una cosa che era già stata detta. Comunque, osso del vecchio cacciatore, dove diavolo sarà? Eccolo qua. L'osso di un vecchio cacciatore il cui nome è andato perduto. Si dice che si trattasse di un apprendista di German, esperto nell'arte della velocizzazione, una tecnica particolare dei primi cacciatori. Sembra dunque appropriato che i cacciatori, portatori della torcia e sostenuti dal sogno, abbiano estratto un'antica arte dai suoi resti. Non oso, eh? Io non oso, ma siete... Pesissimo, ma siete sicuri? Pesissimo. Io non osavo. Mamma. Oh, qua l'abbiamo fatta collaborativa. Mamma mia. Un vecchio cacciatore, quindi a questo punto dovremmo dire una vecchia cacciatrice, il cui nome è andato perduto. Si dice che si trattasse di un apprendista di German, e a questo punto ci vorrebbe un apostrofo. Esperto nell'arte della velocizzazione, una tecnica particolare dei primi cacciatori. Sembra dunque appropriato che i cacciatori portano... Quindi in realtà è German che la impartisce. Pesis. Sembra dunque appropriato che i cacciatori portatori della torcia e sostenitori del sogno abbiano estratto un'antica arte dai suoi resti. Magia de Dios. A questo punto andiamo a vedere. Grazie Franksant. Buon lavoro, grazie del supporto. A questo punto vediamo se abbiamo sbloccato delle... scusate ragazzi, ma è un attimo un momento di smarrimento per quanto mi riguarda. Vediamo se abbiamo sbloccato delle basi. Avevamo detto che ce lo aspettavamo, no? Quindi, qui. Maschera, guanti, Kainhurst, tombe. Ah, no, lo so cosa state scrivendo. Non qui.
vestiti da boss, stanno di qua. Poi guardiamo un pochino anche se possiamo pimparci, ma non credo. Allora, abitazione Henrik. Cappello da caccia di Maria, abito da caccia di Maria, guanti da caccia e pantaloni da caccia, quindi cacciatrice, come avevamo subito detto e visto, Maria. Leggiamo. Fra i primi cacciatori, tutti studenti di German, se siamo capiti, c'era la cacciatrice Lady Maria. Questo era il suo cappello da caccia, realizzato a Kinehurst. Maria è una lontana parente della regina non morta. Ma dai. Ma nutriva grande ammirazione per German, ignara della sua curiosa mania. Mania è l'ossessione. Eh? Vediamo un po'. Volevo più roba. Vabbè, abbiamo letto quello che c'era da leggere. Quanti da cazzo, invece. Ignara della sua curiosa mania. La bombi o la passi? La giusta domanda. È la giusta domanda. German non c'è purtroppo, ragazzi. Ci avevamo appena guardato. Ci fosse stato, sarebbe stato perfetto, maledizione. Ma purtroppo non si degna di degnarci. Non so perché lo stia ricontrollando, ma... PD. Maledetto. Vabbè. A questo punto... Dobbiamo fare il trigger famoso. A parte che potrei attivare calice, ma non me ne frega un cazzo. Abbiamo 39.000 adesso. Torniamo un attimo sulla terra, Welcome. What is it? Non credo. Anzi, sicura è 644. Ciao. PD però, Questa è una bella rottura di balle. Andiamo a vedere come siamo messi. Mi scoccia. Quasi me le tengo, Me le tengo. Giusto un'occhiata. Ah, però. Siamo scesi tanto. E allora se siamo scesi tanto, risaliamo tanto. Ciao, belli. Cazzo, eravamo scesi di brutto. Siccome le mazzate da prendere sono ancora tante. Bla bla bla, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello. Non ho più da riparare, ma frega. Direi che dovremmo starci dentro. A questo punto abbiamo fatto. Abbiamo letto le vesti. Abbiamo capito. Della nostra cara automa. E quindi torniamo a fare... L'abbiamo già letti, ragazzi, i vestiti, no? No, i vestiti dell'automa sono vestiti che noi abbiamo da leggere? No, ricordatemelo, hai ragione, Demonitor. Dov'è che abbiamo trovato l'osso? Sì, ne parlavamo prima di Lawrence. Dov'è che abbiamo trovato l'osso, ragazzi? Sulla tomba del DLC. Ok, infatti, ma ci voglio tornare. A questo punto l'ossessione, avete ragione, di questa immagine più volte ripetuta. Ma che sia lei. Comunque adesso torniamo dove c'era quell'altro automa. Assolutamente un'ottima idea. E ci sta di brutto. Per quanto riguarda... vestiti da automa, ma noi non li abbiamo, o li avevamo? Scusate che non me lo ricordo. Erano in vendita, tipo? Non me lo ricordo, guys. Vi giuro che non me lo ricordo. Ma mi sembra di no, in realtà. In realtà no, grazie, Tresert. Il numero atomico del silicio. Una Silicon Arcadia. Li hai raccolti, dovrei averceli. Non fate spoiler, ragazzi. Se fate spoiler, scrivete spoiler, per piacere. Dovrei averceli. Vediamo. Accidenti. Sì. Cappello di... Vediamo. Il cappellino abbandonato di un automa, forse parte di un vestito di ricambio. Guardando la pregevole fattura dell'oggetto e la cura con la quale è stato conservato, è evidente che l'automa fosse molto importante per la proprietaria di là. Il tutto ha un'aria quasi maniacale, risulta
maniacale, la mania, è leggermente caldo al tocco, pensa a te. Un calore che non si è perso. Ok. Assieme all'osso li avevo trovati, eh? Ah, sì. Ok. Ma quindi cosa dite? Ci torno là o in realtà là avevamo fatto quello che dovevamo fare? Che è nell'invisibile, eh? Ma sentite, io nel dubbio ci torno, al di là di tutto. Vecchia officina abbandonata. Tanto per. Ah, non serviva. Ci sono per tornare. PD. Vabbè, comunque per la lore ci voglio tornare. Esatto, Falstaff. Esatto. Fu il primo ufficiale della Chiesa della Cura. Si discostò dalle tecniche di German Ludwig, che già operava ben prima di lui. Sì. Mi viene da dire a questo punto... Qui abbiamo la cover della nostra... del nostro sogno, eh. Do un attimo un'occhiata qua fuori, perché... è sempre interessante... Wow! È misteriosa, questa location. Che è la stessa e non è la stessa. Un automa abbandonato. Ah, era un mostro che moriva in lontananza. Era un nemico che muore in lontananza. Allora. A questo punto ci siamo fatti una bella idea. Allora, vi dico che cosa penso di German. Oltre a tutte le cose che abbiamo già detto. Do abbastanza per scontato che German fosse probabilmente un amico, alleato, aiutante, ma molto vicino a Lawrence. Come sarebbe se l'ossessione li avesse accomunati? Come sarebbe? Se ci fosse una storia d'amore, un triangolo. No, vabbè, sto esagerando, mi diverto a fare questi discorsi. Forse con 219 riparo anche l'arma. No, come è messa? No, come è messa? Molto male? Insomma, l'arma inizia ad aver preso le botte, la povera Ludwig. Comunque. Torniamo alla torre dell'orologio astrale. Bloodborne è una telenovela. Trezert, mi dissocio. German e Ridge. Che dire, guys? Facciamolo. Siccome ho equipato il monocolo... Beh, diamo un attimo l'occhiata. Sentite, un po' di lore, un po' di rarefazione dopo tutte le mazzate dell'altra volta. Possiamo anche un attimo riflettere. Ovviamente questa è un'area da recuperare, eh? Non abbiamo mica esplorata bene. È interessante che questo monumento ad un'ossessione... Che sa anche di ricerca impossibile. Cioè, a me il girasole nel mondo di Bloodborne mi fa anche molto simbolo di una ricerca del sole che è impossibile. Quindi di una ricerca impossibile. Non a caso qui c'erano i fallimenti viventi. Ma non voglio forzare troppo. In ogni caso qua siamo messi così. Va bene. Andiamo di qua. Facciamo la baza. Però daremo anche un'altra occhiata. Alla meridiana dello zodiaco da vicino. A tutto diamo un'occhiata. Ma è una foto... Adesso, al di là del fatto che non è definita e non ci si capirà un cazzo, ma è una fotografia. Boh, sembra però rappresentare qualcosa di roccioso, non un ritratto, cose del genere. Ah, Giraluna, io lo dicevo per gag. Li consideriamo davvero tali? Talib. Qua ce ne sono altri. Comunque sia. Questo è il nostro orologio. Facciamolo. Oh, non è che c'è una boss fight per la centesima volta che...
Un passaggio. Un passaggio. Va bene, ragazzi. Facciamolo. Mamma mia, quanto è figo sto gioco. Comunque, veramente, ve ne do atto. Oh my god. No, non è che... Cazzo. What? Guardate la luna. Ma sembra più un albero a darle quell'aspetto che dicevamo di lacerazione, eh? Ora, tutto questo è chiaramente assurdo, perché noi dovremmo essere in cima a una torre. E capite che qua è una cadutina del cavolo. Quindi siamo passati in un'altra dimensione. Ci sono degli oggetti. Montagnetta di sassi che sembra addirittura interagibile, vi dirò di più. Oggetti e case in lontananza. E sembrano alberi di navi. Che dire? Facciamolo. Voglio essere circospetto, ovviamente. Beh! Ok. Buono. Bene. Bene così. Bene così. Voglio essere circospetto. Molto bene. Molto bene. Direi che abbiamo iniziato a conoscere quest'area come si deve. Porca loca. Dai, detaca. E comunque sì, Petit Londres. Sì, ah, c'era una città là sotto, non c'è dubbio. Una città sommersa. La città sommersa che qui è presente. E lì è passata, o ha un livello diverso di profondità onirica, come abbiamo già detto. Potrebbe essere. Avevamo detto, è strano e paradossale non essere... A parte che dovremmo andare alla luce, no? Non essere a chissà quale altitudine. In realtà siamo a chissà quale altitudine. E qua sotto c'è una città. Direi la classica nostra vecchia amica Yharnam e vicinato. Certo, le stranezze non mancano. Tipo, quella sembra la torre dell'orologio stessa. Ma vabbè. E tra un po' arriveranno a pestarci. Quindi stiamo molto sereni. Elisir di piombo. Che chiaramente è un indizio, ma non faccio finta di niente. Che peso. Ah, arrivano le mazzate. Vabbè. Non poteva essere diversamente. Conoscenza del folle. Lezione per i miserabili. Per l'ira di madre, Kos. Pietà. Per il povero bambino invecchiato. Pietà, o per favore. Grazie Nirvolo, grazie mille dei 6 mesi. Devo quindi... Ho capito una cosa enorme. Ho capito una cosa enorme. Guardate questa montagnetta. Vi ricordate che mi avete detto non dimenticarti quella scena? Qualcuno ci aveva lanciato una bazza qui. Ce l'ha lanciata da qui. Capite? Ha richiamato la nostra attenzione. E questo è Alien, però, eh? By the wrath of Mother Kos. Mercy for the poor wasn't child. Che saresti tu? Tu sei il povero bambino invecchiato? Please. Sei invecchiato madre, Atonement for the wretches. Lay the curse of blood upon them. And their children. And their children's children forevermore. Each wretched birth will plunge each child.
capito. Ho capito lui cos'è. Ho capito lui cos'è. Lui è una fase... Guardate che è un moncherino. Lui è una fase... Mercy. Let the pungence of cause cling like a mother. Più avanzata di esperimento. Cioè, lui è un altro figlio, no? Degli antichi esseri. Pieno di catarro, tra l'altro. Un ricettacolo di catarro, di germi. Se siamo capiti. Sì. Qualcuno di non piccolo ci ha buttato giù una grossa conchiglia, eh? Come dire, stronzo, vieni qua oppure muori. Cioè, non, questo non lo sappiamo. Qua, stranamente, ci sono dei morti, non me lo sarei mai aspettato dai Detaka. Ok, posso camminare o cado nel non nulla? Cazzo, se non si vede niente, PD. Un grosso pesce. Ittiosauro, tipo. Allora, andiamo sereni, eh. Ci sto per schiattare? Sto per schiattare. Non capisco se sto per cadere nel nulla, ragazzi. Sto facendo dei giri assurdi. Adesso facciamo le cose per bene, state tranquilli. Allora, ci siete? Ok, adesso ci addentriamo qua nella zona più scionza che potevamo immaginare. Chiaramente è stata anche molto più immersa di così. Oh mio Dio, villaggio dei pescatori. La nostra conoscenza del folle è aumentata. C'è una lanterna, il che ci fa piacere. Cioè, è ovvio che noi potevamo attaccarlo, quel tipo, eh. Sento già delle voci. Niente, qua non c'è l'interazione con il penzolante. Beh, io do per scontato che queste strade siano percorribili. Se mi fa cadere nel vuoto così è veramente... è veramente una cosa senza senso. Guardate qua. Cazzarama, quanto è grande sto DLC? Porca vacca! Io volevo tornare dalla belva Michelangelo in posizione della pietà di Michelangelo. Il nostro ipotetico Lawrence. Ok, villaggio dei pescatori. Da notare, pescatori non amichevoli, probabilmente. Ma cosa pescano che sono mezzi pesci a loro volta? Vabbè, non è il momento di farsi troppe domande. O forse sì. Ok. Ehi, vai a zappare! Ok. Va bene, tante fiale che veramente, cioè, proprio piovono dal cielo per quanto ci riguarda. Molto difficile guardare, vedere... Se mi dicesse che c'è un pastone visivo, mi ripeterei, ma è abbastanza così. Questa non è proprio l'area più bella di... stavo per dire di Dragon Ball, di Bloodborne. Però ha un suo perché, nel senso, ci sta. È così, è un villaggio di pescatori, mettela vecchia. Sentiamo sempre un mormorare... Quello sarà più cattivo di altri. E chi lo sa? Andiamo a fargli visita. Questo castava. Ma grandissimi distributori di fiale, eh? Quindi. Ottimo. Va bene, ma cadaveri, insomma. Vi dico quando non ne vedo di cadaveri, che facciamo prima. Allora, tutto bene ragazzi, scusate, sono un attimo in full immersion perché siamo in quel momento in cui temo di essere incappato in una nuova grossa area. E ciao, l'information overload. Ma che cazzo, ma veramente? Forever? Per sempre mi seguirete? Porca vacca. Che dire? Va bene, finché schiattano, a noi va bene. Che ti dà l'impressione che te lo debba lanciare come un arpione. In realtà se lo tiene in mano, quindi... va bene. Chissà quella magia brutta da cosa derivava. Forse da amore nei nostri confronti, che cosa ne dite? Perché non posso picchiarti?
No! No! Era un NPC! No! No, ragazzi! Non lo sapevo! No! No, mi... No! No, ok, meno male. Non... ma infatti che cazzo, è un NPC che mi picchia? No, Non era un NPC, infatti. Pollage, pollage. Ok, ok, tranqui, guys, tranqui. Tu, per un fatto, vuoi aspettare. Sento rumori! Sento rumori, eccoti. Potevi mancare. Quanto sei brutto! No! La stamina! Mi sono dimenticato di essere basserrimo di stamina. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. Ma qua, Dio cadrone, io ho sempre paura di cascare nel non nulla. Perché i detacca le faste gag, a parte tutto. Voi lo conoscete. Ragazzi, questa è la classica zona dove poi ucciderò un NPC per sbaglio. Perché va così, non c'è poco da dire. Mi sento più lento. Non so perché. Cioè, mi sembra di avere meno stamina, ma deve essere una sensazione di minaccia che mi fa sentire così. Sentite, uso una fiala, frega. Ho fatto benissimo. Adesso stiamo molto attenti. Elisir di piombo, se lo leggessi capirei qualcosa di più di quest'area, ma non è il momento di capire. È il momento di picchiare, o di essere picchiati. Allora, là c'è l'andare avanti importante, secondo me. Andiamo un po' laterali. Non mi far cadere nel vuoto. Ed attacca, non lo fare. Io non posso guardare. Per terra ogni volta. Figurati. Intanto hai ammazzato lui. Collo. Ci arrivi fino qua? Quasi. PD. Vieni, mo. Va bene. Blu, 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 blu. Plip-plop, plip-plop. Com'è che diceva il tizio dei girasoli? Il samurai che profuma di girasoli, no, no, non lo definirei così, quel tizio. Un attimo di reorienteering, abbiate pazienza, ragazzi. Vediamo queste cose. Beh, se volevo fare rumore, ci sono riuscito. Allora, il tizio sbombardazza everywhere. Ma qui c'è una scala, voi mi insegnate. Figurati. Quindi, hop. Merda, già me ne pento. E se poi te ne penti, mi sono già pentito, sapete. No, vabbè, 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 uno. No! PD! Non mi uccidere! No, mi hai ucciso! Vacca, porca vacca! Ma perché la stamina non mi risale? Perché la stamina non mi risale? Mi sembra che non mi risalga la stamina. Sapete che forse dovrei riguardare un attimo le rune. Ed infatti dovrei riguardare le rune. Vabbè, dai, facciamola così, però effettivamente ora capisco. Allora, qui c'è il tizio da cui siamo arrivati e qui c'è l'andare avanti. Op, 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 op. Mi scoccio, mi sono infilato in un pozzo che potevo anche sbatter. Cioè, potevo pensare magari prima ad andare avanti e poi al pozzo. Cioè, si capiva, cioè, che fosse secondario, però... Pace. Adesso, figurati se mi ricordo tutto. Accidenti, devo rimettere la runa, però. È cambiato moltissimo, sento tantissimo la... La differenza, mi sento molto meno pimped, mamma mia. Questa è la sua gag, è guardare in là. Questa o questo. Ok, ok. Va bene, però. Quella runa aveva un perché. No! Vai a zappare la terra, PD! Niente. Devo essere più prudente, ho avuto fretta. Ho avuto fretta, bisogna andare dritto dalla tizia. Va. Va bene. Rimetto la runa istantaneamente, non riesco. Dobbiamo pensare a combattimento. Non ho portato rispetto, è molto, molto vero. Dobbiamo assolutamente pensare al combattimento così, allo street fighting. Risistemiamo Simon, va là.
Trezard. Vediamo, vediamo. Le rune sono qua, giusto? Yes. Aumenta i PV. Oddio, che la riduzione di tutti i tipi di danni non sia male è fuori di dubbio. Questo aumenta il recupero dell'energia, ma non dovrei lamentarmi. Cioè, siamo messi bene in realtà. Energia massima, riduzione di tutti i danni, schifo non fa. PV massimi. Potrei mettere questo. Cioè, riduzione di tutti i danni è una bella figata. Quindi sto proprio prendendo. Le mazzate che sto prendendo sono vere. Non c'è nulla di cui stupirsi. PD, ho sbagliato. E quindi sti cazzi. Allora, villaggio dei pescatori. Ma pensate. Pensavo fossimo agli sgoccioli del DLC. Porca vacca. Invece abbiamo una nuova area che per me... sai Stick, sono passato da 1080 a 720 per i problemi di linea che ci sono stati in epoca coronavirus qua su Twitch. E probabilmente sono problemi che non ci sono più, ma c'è stato un periodo che si faceva veramente fatica a streamarli. Adesso mi devo ricordare di rimettere i 1080, hai ragione. E poi non sono tanto, ovviamente, non è tanto la definizione quanto i bit. I kilobyte per secondo. Sono passato a 3000, con 3000 si fa 720. Ma chissà se questa acquetta rallenta il recupero. Non lo so, ho una sensazione tutta mia, ma chiaramente erronea. Vabbè, allora, 10, 9, vaffanculo. No! Smettila di picchiarmi! Muori, Simon, ti prego, curati! Dark Souls all over again, ok? No! Ah, PD, va bene lo stesso. Siamo vivi, già un miracolo. Ho lasciato un droppino? No, è una luce. PD attacca. Ok, è andata bene. Sotto nel pozzo ci penso dopo. C'è una cosa alla volta, se no davvero qua non se ne esce. PD, me l'ero dimenticato! Vai a cagare! Doppio colpo, era ovvio. Triplo. A zappare. Gemma, beh, molto bene. Tanto le fiale qua ci sono, quindi... Merda. Allora, qui ce n'era uno, scusate, voglio proprio andare pulito di... Cioè, nel senso... Voglio pensare che la zona sia pulita. Questi sono i classici stronzi che ti fanno una presa, no? Forse sì, forse no, non lo voglio sperimentare. A posto. Molto tranquilli adesso, molto tranquilli. Allora. Più calmo di te. Faccio una cosa strana. Strana, è soulsiana. Se è una cosa soulsiana è questa. Li attiro. Aha, ma in realtà questa strategia funziona sul serio. Lui è triggerato, l'abbiamo fatto incazzare. Facciamolo incazzare di noi. Tu? Beh, voi? E voi, ragazzi? Sparagli! Ah, vabbè. E le mie anime. Cioè, i miei echi. Ah, ho scambiato PD! No! Simon! Ok, merda. Ragazzi, bisogna stare molto attenti. Molto attenti qua bisogna stare, eh. Bisogna stare molto attenti. Cioè, cazzarola. Ti viene da sottovalutare perché non sono enormi. Cioè, due colpi vanno giù. Ma menano. Non è che menino esagerata. Cioè, menavano di più i tizi in quell'area di prima, eh. Quella che abbiamo quasi skippato.
Però vabbè, comunque menano anche questi, è chiaro che tu ne metti tanti e le cose diventano difficili da gestire. Ok, sto passando di qua, non chiedetemi perché, sto andando un po' a caso, come è giusto che sia. E vi zio, questi... Ogni cosa che avete visto è stato un tentativo di loccarlo. Ma non c'è verso, se i detacca non vuole, tu non locchi. Vai a zappare te. E chi non te lo dice? Cagher, ok, va bene. Mamma mia, si mette nell'angolino e non lo loccherai mai nella vita, proprio. Non voglio trappole, grazie. Ok, qua ci si affaccia. Ehi, anche tu ti affaccia. No! Voglio rimanere qua dove sono, grazie. Avevi droppato? Lui si triggera? No. A posto, molto bene, vedete, la luce verde gli piace molto. Hanno gusto per l'arredamento. Saliamo. Non è vero. Simon! Sì, è proprio lo stronzone. Beh, figata, queste sono urna di petrolio. Va bene, probabilmente quest'area andrebbe tutta giocata, facendo mille tricks, non me ne frega niente. È barare per me. Ok, bello, bene. Quindi abbiamo liberato quell'edificio che ci minacciava. Quindi mi viene da pensare che l'andare avanti sia il pozzo. Ma comunque lo verifichiamo un passo alla volta, senza forzare, se possiamo. Quindi eravamo lì, ma non eravamo... Eravamo pure qui. Sì, certo. Ok, c'è il pozzo, non me lo dimentico. State tranquilli, lo so che c'è il pozzo. Ah, ma allora qualcuno lo usa come andrebbe usato. Vieni, ma però. Dai, quindi tu sarai puzzone forever. Vabbè. Dai, su. Accidenti, mi ha fatto una capriolina di più di quello che avrei. Brutto. Mamma mia, ragazzi. I detaka. Se non li mette. Ragazzi, dopo i cani corvo, i cani pesce. Ragazzi, ha una sua. Ragazzi, la lore dei cani ha qualcosa di comico, non possiamo negarlo. I cani pesce. Perché i detaka è così fissato? Avrà avuto dei traumi. Avrà avuto dei traumi infantili. Probabilmente l'avrà detto in qualche intervista. È stato morso da un cane? Perché vado indietro? Lo so che avete ragione. Che cazzo vado indietro? Non ero 100% sicuro che fosse un già visto come nemico. Che prossimo danni. Vado indietro apposta, ragazzi. Come vi dicevo, in situazioni in cui temo lo sciame, io lo sciame lo voglio avere uno alla volta. E quindi sono situazioni in cui ha molto senso arrestare. Oh, raga, come sarebbe avere arpioni infiniti? Figo, eh? Vi sentite forti, eh? Arrivano. Le mazzate. C'è un droppino? Adesso torno indietro, faccio mente locale, guardo tutto e ripenso a tutto. Ok, l'ideale sarebbe... Sarebbe mettere un punto a questa zona e dire a se stessi, rimane solo il pozzo. Questo sarebbe l'ideale, perché vi assicuro che un filo di linearità mentale in questo momento servirebbe. No! Curati! No, sento passi pesanti, PD! Non è possibile, non così! No, cazzo! La stiamo imparando. Cavacca. È stato veramente allucinante. Ho fatto la salitina e ho iniziato a sentire i passi. Ho detto, sono morto.
cavacca. Sappiamo meglio che cosa fare. No, è pure scazzato sta cosa che l'ho sempre beccata. Frega. Schiatta, frega cazzo. Siamo assolutamente inattivo da un punto di vista. 10-9-8. Vai a zappare. Muori tu! Ma deve colpire lei! Perché non me la locca? Perché mi locca tutti tranne lei? Vai a Merda! Maledetto! Maledetto! Cosa devo fare per colpire quella sera? Poi non so perché dopo per scontato che quella sia femminile. Però lo sento, boh, ti dà l'idea, non lo so, perché qua è tutta un'illazione. PD. Allora. Di là a sinistra c'è anche un gigante, tanto per gradire, ma facciamo prima. First things first, come si dice. Dai. Merda. Pazzo. Che pa. Ah, poi ci sarebbe allenarsi a fare il backstab. Qui non bisogna neanche sperare di loccare sto tizio. Ma Dio! Ma vai a zappare! Culo, lo accetto. Saliamo. Come cazzo è il backstab? Ma non è vero! Ragazzi, mi ridite come si fa il backstab? È R2. Ma charged... Cioè, e quindi è come fare un affondo. Ma come faccio ad essere sicuro che entri il backstab? Ma che palle. Il backstab è antipatico in sto gioco, eh? Dite che a quest'ora lo dovrei già saper fare, è possibile. Allora, dove sono le cose più catalane? Là c'è un gigante, ma è ben lontano dall'essere triggerato. E io lo lascio lì, ragazzi. Non posso... Non posso dedicare la mia vita a lui, eh. Morici, please, thank you very much. Tu stai là e fatti le tue gags, che io mi faccio le mie. Ah, vai a zappare. Dai che siamo in corpo a corpo, non farlo più. Honest! Idetaka! Pezzo di me. Ora mi ricordo l'intro del video di Fabio. Ogni volta che la nomina la insulta. E così nacque il boss tripalluto. Allora, non mi ricordo più. Ecco. È in questi momenti che ti dimentichi da dove vengono le mazzate. Proprio quando te le devi ricordare. Vai a zappare. Sei chi non te lo dice! Ma no! Ma il cane ha urlato, ci ha fatto una magia. Sì! Quindi nel villaggio dei pescatori i cani fanno le magie, molto bene. Cioè ti stordisce con l'urlo, insomma, l'urlo della Banshee, vai a zappare. Cioè dai, ragazzi, dai. Siamo vicini alla morte precedente. PD! Ancora ci sparano, ma è logico. D'altra parte veniamo a casa loro a cercare di ammazzarle. Cioè questo non è che gli puoi dire sbagli. Però se volessero parlamentare io non mi tirerei indietro. Lui ha le nostre anime. Questa è una botta di generosità da parte del gioco allucinante. Non fu certamente lui ad ucciderci. Però io vorrei triggerarti, baby. Cioè più di così. Cioè vorrei che tu facessi il bravo. La corsa all'indietro. L'ultima risorsa di Simon. Dai, vecchio, non è così che ce la farò. Cosa ti devo dire? Ti do un colpetto. Me ne vado. Dio, ragazzi, Dark Souls all over again. Ragazzi, questo era Simon VII, mica decimo. Tu eternamente farai quel gesto. Ma non ti sei rotto le palle? Ma non hai voglia di leggerti un libro? Di conoscere qualcuno?
E che recupera. Corri. Ok. Allora, la situazione è infame. Non so neanche che cazzo devo fare, non so neanche dove devo andare, non so neanche cosa c'è lì. Faccio una cosa molto strana adesso. Mamma mia. 10. Aspettate. Merda. 10, no. Via. Vai. Credici. Sono in un credici di brutto, lo so. No. Va bene. Vai via. Simon, corri. Corri come se non ci fosse un domani. Corri lo stesso. Non ti preoccupare. Tu corri. Non ti preoccupare della reputazione. Bravissimo. E tu continua a seguirmi. Merda, se sei grosso, ma devi venire qui, baby. Vaffanculo, ma cosa sei, un boss? Ma è enorme! Ma sei fottutamente enorme! Non è possibile! A parte tutto, scusatemi, Shortcuttino, quanto ti vorrei avere già attivato. Ma... No, ora rush, ragazzi, non preoccupatevi, lo faccio davvero, ma lo faccio anche per voi, come direbbe Ciccio Gamer. Cioè, lo faccio per voi nel senso, non voglio darvi la stessa rottura di balle tutte le volte. Chi mi ama mi segue, io me ne vado. Me ne sto andando. Ci provo almeno. Vai via, Simon! So io cosa devo fare. So cosa state pensando, volevo dire. Ma state pur tranquilli che... io so che fare. State tranquilli. Vi dico di stare sereni. Vai, vai via. Merda, ci ho ripensato. Me ne vado via. Non ti triggerare anche tu, No, mi ero dimenticato di te. Non è vita questa. Vai a zappare. Non me ne frega, non voglio morirci. Me ne vado. Ciao. Allora, dicevamo uno alla volta. Siete più di quelli che dovevate essere. Va bene, venite al falò. Va bene, io ci sto. Venite al falò. No. Quanti ne ho skippati? Ok. Com'è andata la rushata, ragazzi? È andata così! Venite nel quartiere di Simon. È di quelli cattivi! Ma sono tutti cattivi! Non ce n'è uno buono! No! No, vai a cagnolo! Mollami, mi sto premendo tu. Vai via. Aspetta, me ne vado. Quanto cazzo è veloce. Male, guarda da dove mi ha seguito, incredibile. Mori. No, scambiamo. Ok, è andato giù, ma lui è molto più debole dell'altro. Purtroppo, mi duole dirlo. 16 fiale. E sento delle voci. Uno già è un delirio. Più sente le voci, ragazzi, veramente. Cazzarola di attacca. Ok. Però lei l'avevamo fatta fuori, se non sbaglio. Ragazzi, potrebbe non essere andata esattamente come pensavamo.
Vabbè, però se lei è morta, c'è il tizio del fuoco e la buona. Ci sei tu. Allora, sapete perché sono qui? Perché non ero sicuro. Ora purtroppo sono sicuro. Mi sarebbe piaciuto, per un attimo ho sognato. Magari ho ammazzato il gigantone cattivo. è stato un bel sogno. Dai. Qua c'era un droppino. Siamo in ballo, ragazzi. Siamo in ballo. Porca vacca. Siamo in ballo. Facciamo tutto. Mi dispiace. Non è una rush. Voglio anche pensare, non serve un cazzo, voglio uccidere anche lui. Ah, a proposito. E non succede! Però ragazzi, non succede, eh? Ero troppo lontano? E dimmi. Ma come R1? Ah, cioè io devo caricare R2 e poi colpire con R1. Ok, Federico, grazie. Non fate come Federico. Lui è mod, lui può. Nello spiazzo, che è questo. C'è una... Vabbè, comunque adesso pulisco. Perché comunque se l'area è pulita, ragazzi, possiamo anche fare filosofia. Ma... Vabbè, stavo facendo mille altre cose. Vabbè. Non è andato. Sì, bene. E io... Capite che è stato studiato apposta? Povera Ludwig. E tra l'altro non è neanche più una gag dire povera Ludwig, ragazzi. Perché la Ludwig è messa male. Non deve succedere, ragazzi. Non deve succedere, ragazzi. Oh, mamma mia. Oh, PD. 135. Non deve succedere, eh? Non deve succedere. Oh, allora, io carico con R2 e colpisco con R1. Ma che ma veramente? Veramente? Ma è una mossa veramente brutta. Cioè, è una cazzo di... Cioè, è lento. È lentissimo da fare. Ma è proprio lento. È proprio lento. Cioè, beh, sì, è lento, ma lento. Ragazzi, uno deve proprio essere lì che proprio dice... Buttamelo. No, che faccia male, non lo discuto. Ma è lentissimissimo. Allora, Fede, mi stai ascoltando? È questo lo spiazzo che intendi? Oh, accidente, ho dimenticato un nemico. O è l'altro, quello successivo? È questo. Vabbè, questi si affrontano. Rapidi! Occhio a non sottovalutare nessuno. Allora. Che cos'è successo, ragazzi? Ok. Non qui. Aspettate. Ancora più a sinistra. Cosa mi raccontate, ragazzi? Ah!
Ma questa è veramente la stradina che dicevamo? Il grande essere si è dato da fare parecchio. Ah, ma qui facciamo la baza. Beh, Laura. Ok, ok. Questo aiutava, in effetti aiutava. Il detacca ci aveva anche messo le luci, ma non era abbastanza. Ci voleva un cartello con scritto vai di là. Ok, andiamo di qua invece a prendere delle botte. Ok. Tu sarai cattivo? Tre colpi, sì, sei più cattivo dei tuoi amici. Ah, ci avete tipo una letta di una pinna. Ma vai a zappare, ti pare che io stessi colpendo il cadavere? Per quale motivo mi ha fatto dare quella spadata a vuoto? Vai a cagare. Sarai morto. Cappuccio stravolto, abito stravolto, guanti stravolti, pantaloni stravolti, player stravolto. Onesto. Buono. Buono. Leggiamo. PD. Mamma mia, le botte. Ah, sento mormorare ancora. Ci sono, ragazzi, state tranquilli. Ok, ok. Alcuni cacciatori della chiesa, appunto, celano la loro identità per insinuarsi nei meandri più oscuri della città. Fanno i furbetti, insomma. Quest'abito permette a tali individui stravolti... Perché sono stravolti? Di passare inosservati. Questi cacciatori rilevano i primi segni della piaga e sono la prima linea nella difesa contro l'epidemia. Cioè vengono qua in avanscoperta, diciamo, diciamo. Forse in età avanzata scovano segni, anche quando non ce ne sono, falsi positivi e quindi fanno strage. Dopotutto il mendicante dietro l'angolo non sempre è ciò che sembra, soprattutto se sei in uno di questi giochini. E va bene. Pezzo di pietra del sangue. Si salta giù e siamo qui. E se siamo capiti, va bene, benissimo. Benissimo, ragazzi. Molto bene, molto bene. Perfetto. Questa era in effetti una cosa piuttosto importante. Ma ma non ci risparmia dalle mazzate che devono ancora venire, che conosciamo molto bene. Siamo nella stessa run in cui ho fatto quella fuga. Tendo a chiedermi, ma è ancora quella partita lì? Sì. Ah, ma beh, questo mi sta sulle balle. Un colpetto in più vuole. Che fastidio, sei lì lì per... Vabbè. Qua il gioco ci regala gli echi vecchi. E a sto giro li portiamo anche indietro, ragazzi. Ah, tra l'altro io mi devo mettere la... io mi devo mettere la resistenza. Adesso ci pensiamo. 10-9-8. Va a cagare. Mi devo mettere la resistenza alla magia. La magia brutta. La magia brutta mi devo mettere la resistenza. Che magia è? Aspetta, vabbè. Allora, cambiamoci d'abito istantaneamente. Sarà magia... Arcana? Arcano, esatto. L'avrei detto anch'io. Arca, 20, 20, 50, 20, 30, 60. Abbiamo diverse scelte a 60. Abbiamo addirittura un 70 che fa schifo in tutto il resto, però. Lo sappiamo che è fashion travestito. Ah, madonna, però quanto si peggiora! 60, mamma mia, però non resistiamo più a niente, ragazzi. Non lo so, non sono entusiasta di ciò che sto vedendo. 40, 40 è poco. Beh, questo sicuramente è meglio. 80, già mi devi battere 80 e darmi di meglio. Abbiamo sempre l'opzione di diventare debolissimi alla follia per essere molto forti contro Arcano. Diciamo che per questo passo. Oh, porca vacca. Ottimo. Beh, 150. La gallina canta. Ah. E allora... Beh, vabbè, sentite, facciamo un mix, non me ne importa niente. Arcana 5, arcana... 70. Per ora siamo a 7, però... Meglio questo. Arrivo, guys. Meglio questo, a sto punto. E tu, cosa mi racconti? 40, 50, 60, 70... Diamo questo, così abbiamo una comparison più simpa. 80... Sti cazzi, lo pigliamo. 70... siamo sbilanciati, non ce ne frega niente. Guarda. Cristo santo. Si poteva fare qualcosa di meno fashion di così? Io non credo. Però. Molto belle queste fiale. E ora sappiamo che qua ci sono mazzate vere. Rispetto alle quali probabilmente ci siamo indeboliti, ma vabbè.
Ma vai a... Superfluo che glielo dica. Già lo sa, già lo sa. Guardare che sale sul tetto. Finiscilo, grazie. Era quello con gli echi, cioè pensavo, rischiavo di non ripigliare più. Ora abbiamo veramente tanti echi, però mi tira veramente il culo tornare indietro. Mi tira veramente il culo tornare indietro adesso. Eh no. Eh no. Guardate dov'è. Ma cos'ha una maschera antica? Raga, ma cos'è, raga? Ah no, è la bocca. Sembrava, credo, che avesse una maschera antigas. Ok, 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 ok. Allora. Abbiamo due opzioni. Una seria e una faceta. Merda, 54.000 echi. Difesa fisica, ma là sopra c'è poi la difesa arcana. Allora, noi abbiamo visto che sono pochi, infatti. Bella Jay, ma Torian, bella. Noi abbiamo visto che se io vado di là e poi vado a sinistra, non c'è un Ketz. Quindi comunque vado a destra. Vorrei avere lo scudo capezzolo, almeno da mettere in spalla. Perché quello che sta per succedere è proprio quello che avete capito. Cosa c'è di qua? Cosa c'è di qua? Tutto un mondo! Oh mamma! Non so cosa sei, c'era, ho visto che c'era un bivio. Ho visto che le strade erano due, ragazzi. L'ho visto, ne ho battezzata una. È una rasciata. Là c'è un sasso. Allora, PD. No! È pronto da mangiare, ma sto giocando a Bloodborne. Oh, PD. Ho l'impressione di non averla fatta stealth, eh? Questo è l'allarme che suona quando rasci. Ha rasciato, incazzatevi. Un po' mi scoccia, perché mi ispirava molto entrare nella torre. I tell you the truth. Mi ispirava molto entrare nella torre, vi dico la verità. Anche perché vi dico anche un'altra cosa. Se fossi The Taka, sinceramente, sincero, io metterei una lanterna. Ve lo dico sinceramente. E stiamo parlando di uno dei più grandi stronzi mai vissuti. Però metterei una lanterna. Ma porca vacca, raga, datemi un premio, Dio, no, incredibile. Incredibile, no, ragazzi, incredibile, siamo arrivati alla... Non lo so neanche io, incredibile. No, non è vero, si capiva. Cioè, in realtà il ragionamento che ho fatto era abbastanza logico. Allora, però questa è stata una bella soddisfazione, Qua ci si affaccia. Abbiamo visto che là c'è una parte sottostante del... Ho visto la porta, vi assicuro che l'ho vista. Lo sono cercando di capire che cosa c'è qui. Sai mai che ci vogliamo fare un picnic? Ah, ma quindi ce ne sono tante. Questa non si apre, secondo... Ok, oggettino. Molto bene. Adesso la facciamo la base, premiando i livelli in mano, eh. Però andiamo a vedere questa, perché adesso sai mai. Non si apre neppure questa. Stavo per andare di spada. Ma è il nostro amico! È il nostro amico, ragazzi. Ma non è lui. Who are you? I'm afraid I've made a botch of things. È lui. Oh, I can hear the bell now. L'abbiamo sentita anche noi, porca. The beast-eyed assassin. He's after me. Again. Ma chi è l'assassino? And again. La belva setata di sangue. Scusa. It never ends. Suo incubo, una sua. Please. I need you to do something.
This village is the true secret. Testament to il the vero old segreto, sin. Il testamento dei vecchi peccati. It feeds this hunter's nightmare. Alimenta l'incubo di questo cacciatore. Porre fine al horror. L'incubo di questo Cadgerman. I nostri padri hanno peccato. Noi cacciatori non possiamo portare il loro fardello per sempre. Dai, sono d'accordo. Non è giusto, sono d'accordo, dai. Ce la farò io. Non è giusto. Ci pensa Simon, don't worry. Schiatta serena. Non ti preoccupare. Tanto qua si schiatta sempre. Cosa fai? Ma era omonimo! Ma era omonimo! Ma che figata! Arco affilato, che più che un arco mi sembra una spada, di Simon e chiave camera interna della cella sotterranea. Figata, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, arco affilato di Simon. Certo dovrei usarlo. Allora, arma scelta di Simon, che tra l'altro ci ricorda, cioè, la danzatrice e company ci ricordano quest'arma qui, eh. Si era già vista in Dark Souls 1 questa tipologia di spada? Forse sì, eh. Forse era già nell'1. Era già nell'1 o iniziava nel 3? Non me lo ricordo, forse era già nell'1. Ce l'aveva la tipa di Artorias. La tipa prima di Artorias ce l'aveva, può essere? Mi pare? Esatto, Ciaran, esatto. Arma scelta di Simon, uno dei primi cacciatori della Chiesa della Cura. Quindi lui era un tizio importante. Simon detestava le armi da fuoco, così l'officina della Chiesa gli forgiò quest'arma. E devo dire che qua, la grande lama ricurva serve da arco quando trasformata. Pensate, a parte pochi amici intimi, Simon era spesso deriso per i suoi gusti in fatto di armi. Chi mai avrebbe affrontato le belve con un misero arco? Vabbè, è lì. Ok, abbiamo ottenuto una chiave. Me la ricordo dal disegno, avevo un tondino. Esatto. Chiave della camera interna della cella della grande cattedrale. Ah, la posso usare? Scusate. No, ma c'era comunque il numero rosso. C'era il numero rosso, ragazzi. C'era comunque il numero rosso. Ho sbagliato menu, ma c'era comunque il numero rosso, quindi non lo userò. In ogni caso, chiave della camera interna della grande cattedrale. La grande cella della grande cattedrale. Già questo è per me di una stranezza assurda. La sala interna della cella sotterranea racchiude un folle in solitudine. Quella del cimitero a zappare. Sì. Dopo Ludwig. Quindi quello dopo Ludwig era il super cattivo temuto dall'omonimo. Non mi ricordo che domanda mi ha posto, falso. Se me lo puoi assolutamente ricordare, perché non me lo ricordo. Cosa ci aveva chiesto lui? Che abbiamo capito che essere un super cattivo. Che cosa c'è? Vabbè. Senti la campana? Per chi suona? Sì. E Simon ha sentito la campana. La sala interna della cella sotterranea richiude un folle in solitudine. Indossa la pelle di una belva e suona una campana che non emette alcun suono. Esatto. Me lo sarei ricordato comunque in questo momento. Una morte senza fine attende coloro che odono il suono della campana muta. Peso. Molto bello. Molto bello, devo dire. Ci affascina, ci intriga. Però mi affascinava e intrigava anche entrare dentro. Ma comunque, vabbè. Ehi! È una scala? Boh, vabbè, vedremo. A questo punto. Non facciamo troppo gli splendidi. No, il pozzo lo so del pozzo. Una cosa alla volta. Ora facciamo sicuramente un livellino. Spacchiamo un po' di roba. Alla peggio ne facciamo due. Al limite, sentite, non ho tanto da tergiversare. Faccio veramente delle fiamme. E poi ci rilanciamo. È vero che abbiamo skippato il pozzo, ma vi dico la verità, vorrei proseguire in quella direzione lì. Però il pozzo grazie Falstaff. Mio Dio, cosa mi sarei scordato. Sarebbe stato veramente un brutto momento.
mi sento sollevato adesso. A questo punto, un livellino. E Simon. Oh. E quello si siede l'altra sera. Welcome home, good hunter. Sì, sono tornato. I must have drifted off. What is it you desire? Mi sarei quasi aspettato che non lo facesse più dopo che abbiamo ucciso Lady Maria. Vabbè, comunque. In canale è lì. Very well. E chiede il sacco. Let the echo let me stand. Ok. Allora, realisticamente, fare più danno in alcune circostanze già ci sarebbe piaciuto. La resistenza è la resistenza. La vitalità è la vitalità. 5-7-2. Qui sappiamo che siamo tutti sopra i cap. No, questi due non me li vedrete mai fare, ragazzi. Non sono abbastanza figo da mettermi a fare le bazzine. Quindi direi molto semplicemente totalmente a naso quello che in questo momento ci sembra darci di più. Non è che mi faccia schifo mettere resistenza, vi dico la verità. Non mi fa schifo neanche mettere vitalità. Però, andiamo un po'. Pareggiamole un po'. Mettiamo forza e compriamo fiale. Ciao, bebè. A che livello siamo? Scusate, mia curiosità personale. 87. Siamo grossi. Siamo grossi. Cosa dite? 87? Enorme. Enorme. No, sei giusto, direi. Giusti. Ok. Sei giusto, giusto. Vabbè, giusto, 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 giusto. Giusto. E... se Simon si è seduto di nuovo, ma io faccio finta di niente perché ho capito che lo devo ignorare quando fa così, è diventato il mio pet. Vai! Sì, mi sento un po' sottolivellato. Sono stato accusato per tutta questa run di essere sovralivellato. Che indecenza. Allora. Capanno del faro. Capanno del faro. Ok, Fede, ok. E non ho guardato le gemme, non abbiamo pigiato, vabbè. Dai. Allora, Capanno del Faro, lui era morto e non ha cambiato idea. Cioè, con tutto che possiamo tornare da Ludwig, cioè nel senso... ora ha molto senso, ma... diamo continuità. Proseguiamo avendo skippato l'angolo più folle forse di tutto Bloodborne. No, è proprio uno squarciar membrana. Ma guarda, qua una qua in realtà uno potrebbe dire che è molto interessante a livello di lore. Una lapide con un girasole. Chissà se ha un particolare significato. In ogni caso, qua ha confermato membrana, cioè quel sentore di membrana, ma in ogni caso va bene. Va bene, non voglio... abbiamo già fatto molte ipotesi, va bene così. Monocolizzo. C'è una spiaggia, sarà la spiaggia di Ico? Famosa. In Soch. Va bene, dai. Ogni volta c'è da cagarsi addosso. Vabbè, ragazzi, bisogna andare avanti. Anche se non sei un cazzo, vai avanti. Oh, incredibile come non riesco a memorizzare la frase mitica di... No, ti prego! No, sei proprio uno steno. Non rischio la pelle, mi dispiace. Mi dispiace, non mi butto in un'area del genere e ti perdo. Mi dispiace. Sarà per la prossima volta. Era un... La cosa che amo... dai, ma che cazzo, ma non ho un tetto sopra la testa, sono pure caduto. Proprio quello che volevo evitare. Va. Non vedo. Ma vai a zappare. A Laura? Ma qualcun altro vuole fare qualcosa? Cosa devo dire? Cioè, mi odio, mi vogliono uccidere. Siamo fottuti. Qua non si sale, me lo sono sognato. È un delirio. Ho sbagliato. No, non puoi arrivare anche qui. Speravo che non arrivassi. Per quello sono venuto qua dietro. No. Oh madre. Dove cazzo sono? Ma no, tutta la vita mi devi seguire. Ma che gag è?
E basta. Vabbè, ora non hai tutti i torti, eh. Non è liscio. PD, basta. Ok, salgo qui. Mamma mia, non mi mollerà mai. Dark Souls 3, all over again. Ricordate, no? Ma in realtà qua mi muoio. Accidenti, accidenti, accidenti. C'è un po' di disorientamento, come sapete, in queste fasi. Però in realtà una vaga idea ce l'ho. Allora, qui non c'è niente da prendere su. È che vorrei risalire per poter andare a render pan per focaccia. Mi servirebbe una scala. Ah, invece mi arriva una lancia. Sono quasi schiattato, tra l'altro. PD. Non posso cazzeggiare. No, ti prego. No, 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 Simon. Merda, 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 merda. Venite qui dietro, PD, cazzo. Come fai a intuirmi? Vieni, vieni, vieni. No, 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 va bene, va bene. Attenti, 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 attenti. Via. Dobbiamo ripulire lì perché devo salire, perché sennò mi sono ammazzo il fulminante e siamo fottuti. No! Va bene. Mi muovo. Con la mia super agilità. Me ne vado. Non so cosa mi è venuto in mente, non lo so. Beh, qua sotto è sicuro almeno. Che fai? Tra l'altro chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto che qua sotto è sicuro? Ma cosa mi invento? No, 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 cattivi, cattivi. Dov'è Simon? Ma che cazzo? Simon! Ma vai da zappare! Basta! Ma non è possibile! Cagare! Ok, va benissimo, va molto bene, va molto bene. In realtà un'ottima gestione, assolutamente lucida della situazione. Ok, la volevo proprio fare così. Perfetto, al pixel, pixel perfect. Ora piove, eh? Ora piovono fulmini. Ma perché tu sei un po' più grosso? No, tu non lo sai, l'altro sì. Tra l'altro Simon era sprofondato nel niente. Di un pozzo di mazzate gratis. Va bene, dai. E tu? Non dobbiamo aspettare, ragazzi. Pezzo di pietra del sangue. Cioè, se avevo voglia di pezzi di pietra del sangue. Dobbiamo salire, dobbiamo salire. Non posso lasciare indietro il ragazzo che fa i fulmini. È impensabile. Ora prendo il becco dei fulmini. Per questa mia pazza idea. Toi. Bravo, Simon, bravo, bravo, bravo. Dai che non ti ha cagato, dai che non ti caga. Ok, ok, ok. Non ci si è filati neanche di striscio. A questo punto. Merda vecchio. No, 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 no! Ma perché mi blocco? Cazzo. Va bene. Va bene. Ehi, ce l'abbiamo fatta. Bella ragazza, scusate, ragazzi, scusate. Un po' di delirio, ma va bene così, siamo stati. Cioè, Simon è vivo, ecco. Qui sotto è dove siamo appena stati. Là c'è un tizio, tizi. Là sopra, si poteva arrivare anche da là, abbiamo preferito fare gli stronzi. Dai, va bene. Perché cos'è che non incontriamo da un po'? Ma è una gag! Che palle, è che voglio il droppino. Che è molto importante, però ho fatto bene a prenderlo. Ma purtroppo non mi riferivo a lui, quando dicevo sapete cos'è che non incontriamo da un po'. Purtroppo. Mi riferivo ai giganti. Io spero veramente che Hidetaka non abbia questa idea del cazzo di farci incontrare un altro gigante. Comunque questi stanno sempre in alto, scusate, senza essere osservativo. Salgo velocemente. E penso al fatto che tu sei... Ah, tra l'altro è un omologo del tizio iniziale. Perché ha un suono come se fosse un boss? No! Cosa sei tu? Spammo più di te! Ho spammato più di te. Autore Redez. Bende insanguinate. Porca di
quella vacca? Dove sono? Ragazzi, sapete, me lo ricordate dopo di leggerle? Non me la sento adesso. Non me la sento adesso, scusate, sono un attimo sconvolto. Ricordatemi dopo le bende insanguinate. Invasore, dite, per la campana, immagino che sappiate quello che dite. Qui da dove siamo... No, non mi far la gag, non crollare, che non lo voglio fare tutto, anche se è pulita l'aria sua, è comunque l'orto di coglioni. Ok, sì, da qua si arrivava molto bene, quindi per la rasciata prossima si arriva, si corre, e bam bam bam, boom boom boom. Mille colpi, tu fai finta di niente, vai dritto per dritto, qui però ci sono cose che secondo me non abbiamo esplorato. Invece sì, comunque eravamo saliti da qua, io proprio qui non ho guardato, ma non importa. Siamo abbastanza spicci. Spicci. Ok, molto bene. Arca vacca, che ore sono? Le 17:23. No, dai, non me la devi mettere una boss fight adesso. Sto parlando troppo presto. Ragazzi, questa è tracotanza. Sto parlando troppo presto. Questa è un'altra area. Merda, ho avuto un calo del rispetto per la difficoltà notevole e ora arrivano mazzate. No, ma pazzesco. Paradossalmente io cammino. Cazzo, ma è un'area giga. Ma cazzo, sembra troppo la città infame. Sì, come cazzo si chiamava? Sì. Città infame, sì. Lighttown. Questo si è buttato, insegnandoci che farsi cascare qui non è una bella idea. Ciò nonostante, benché io non voglia buttarmi, ovviamente. Quella è un'area giocabile o è un fondale? Se è un'area giocabile, non l'avresti curata così se non lo fosse stata. Non ci credo, c'è un fulminante. Ma è una gag, vabbè. Non è una bella notizia la presenza di uno di questi. Brutta situazione, mamma mia quanto è brutta. No, raga, non è bella la situation. Ecco, un fulmine ce lo prendiamo. No, Simon, no! Ah, accidenti. Ho sottovalutato. Non ho avuto rispetto. Allora. Perché vedo un gigante? Perché mi sono affacciato dalla parte sbagliata. Ma invece, io di qua devo andare. Ma quei giganti sono veramente... cioè, veramente grossi. Comunque. Ora bisogna rushare, La rushata che abbiamo teorizzato deve diventare realtà. 19:08, via. No! No, non sei reale! No, non è realtà! No, non è vero! Non è vero, no, non ci credo! Non ci credo, ma non è vero! Ma non è possibile! Unending death awaits those who pry into the unknown. No, sto tizio, ma mai nella vita avrei pensato che sarebbe respawnato. No, si batte, l'abbiamo battuto, si batte, però... cavacca. Cioè, è comunque cattivissimo, me lo fai respawnare, ma dai, ma che cosa sei? Sì, bravissimi. Vi giuro, stavo pensando. Ma se fosse un modo, certo che c'è un modo per non farlo respawnare, ragazzi. Certo che c'è, mi frega un cazzo degli echi. Avete capito dove stiamo andando? Ma stiamo scherzando? Se siamo capiti. Facciamo le cose come si deve.
Andiamo a prendere le mazzate. Però... E le bende, grazie. Grazie. Grazie mille. Le bende. E io ipotizzo essere vestiario? Erano bende di non mi ricordo neanche cosa. Sono qui? Ditemi se la... Sì, ok. Ah, eccole qua, bende insanguinate. Bende insanguinate, Brador. Attenzione a Brador. Brador indossò lo scalpo bestiale di un compatriota. E sì, ma ah, c'è qualcosa comunque della guerra d'indipendenza, della guerra civile americana. Non lo so, questi tizi, boh. Grazie mille, grazie caro. Bene così. Brador indossò lo scalpo bestiale di un compatriota e si nascose, nonostante odorasse ancora di sangue. Parte delle macchie di sangue risale, ci può stare quel giorno. Ok. Va bene. Ludwig, caro Ludwig, tu sei morto. Ma io devo fare una bazzina. Pila di corpi sottoterra, mi sembrava fosse lui. E mi sono dimenticato Germa! No. Ma ci sono dei vestiti che ricordano veramente quelli di nordisti e sudisti. Un pochino sì, ma sarà solo un'ispirazione artistica vaga, niente di che. Niente di che. No, non credo che voglia essere un'allusione. Ragazzi... Oh, la reputazione di sto tizio che ci farà malissimo, Shrouded by night but with steady stride, colored by blood but always clear of mind, proud unto the church, beasts are a curse and curses shack on ye, the true blades of the church. Mi dai un'interazione? Shrouded by night, but with steady stride. Raga. Colored by blood, but always clear of mind. Proud unto the church. Beasts are a curse, and curses a shackle. Only ye, the true blades of the church. Sì, hai ragione, Kaiser, assolutamente. Qual è l'altra cella? Shrouded by night. Ma non era lui quello della campana? Infatti mi sembra diverso. Allora, ma è sempre qui comunque, questa... Ma accidenti! Ma che cosa cazzo mi state raccontando? Ma vai a cagare! Ma non puoi spammare più di me! Guardatelo! È uno stronzone! Ma vai a cagare! Spaccandomi la Ludwig! Ma non ho capito poi perché ha smesso di... Perché ha smesso di... Testimonianza di Brador. Testimonianza di Brador. Sì, cioè... Aspettate, leggiamo le... Che cazzo è la testimonianza di Brador? Sembrava quasi... Non è possibile, non ha senso, infatti non è. Allora sarà un oggetto chiave? Testimonianza di Brador. Questo gioco comunque... Ci sono dei contenuti in Bloodborne? Un pochino. Maronna, non è neanche qui. Che cos'è? È un elmo, sorry, grazie. Grazie mille. Scusate ragazzi, che sento dei passi, mi vorrei un attimo allontanare. Sorry, le gag le conosciamo. Dai, su, dammelo. Oh, signore. Please. Eccolo qua, mamma mia. Lo scalpo di un orribile chierico belva che indica che il cacciatore Brador, un assassino della Chiesa della Cura, aveva ucciso un compatriota. Successivamente indossò il suo scalpo e si nascose nelle profondità di una cella.
La chiesa gli fornì una campana muta della morte per assicurarsi che mantenesse i loro segreti. L'abbiamo ammazzato. L'abbiamo ammazzato. Ci sta. Ah, non posso usarlo qui, però no, ci sta. Indossarlo mi fa simpatia. Ma l'abbiamo ammazzato. E non sono ancora entrato nella cella. Ah, ok. Mi sembrava. Ragazzi. Chi era che ricordava tantissimo la bestia del ponte, ma con le corna di cervo, se non il nostro michelangiolesco presunto Lawrence? Bestia, bestizzato anch'egli. No, certo. Non mi ricordo che cappello avevo, volevo quello bello. Non me ne importa niente. Allora. Andiamo di giocare. Ma qui c'erano dei nemici. Li ha uccisi. Vabbè. C'era stato lui. Ok, ragazzi. Molta attenzione. Cioè, non volevo fare questo, ma questo. Anche se poi in realtà potrebbe essere un momento da Perry, eh. Lawrence luttazzato. Un po' cervo e un po' alce. È vero. Sì. Raga, io ho l'impressione che sto per prendere... Ah, vabbè, pesantissimo, questo suono, ragazzi, mi angoscia. Ah, eccolo a proposito. Merda. Well. Dai, sì, un NPC. Who's here? Welcome to my quarters. I've never entertained a guest before. Are you going to kill me? Ma... Puoi suicidarti. After all you've done, kill me. As if to run. Ma io che ho fatto? Sono il buono della storia. Rido anch'io. Guarda la campana. Come non subisce la nebbiolina. What is it? Aren't you going to, or perhaps beg my farewell? Leave off. What? Che strano, dobbiamo uccidere ovviamente, sennò questo continua a mandarci dei rompiballe. What is it? Oh, well. Sarà un tizio super veloce. Sarà un tizio sboss, sentite, io ci provo lo stesso così. Ciao. Nothing changes. Such is the nature of man. Io sono contento. Cioè, mi dispiace, poveretto, però era un super stronzo. Questo ci spammava i rompipalle. Cioè, secondo me ci sta. Vabbè, due pezzi di armatura, cioè, proprio in Bloodborne. No, raga, dai, ci sta. Era uno stronzo, abbiamo fatto bene. Ma che gag è, Christchief? Cosa stai dicendo? È una gag. Era una quest? Ma come era una quest? Mi frega niente l'armatura. Era una quest? Bisognava fare delle bazze? No, ma pazzesco. Ok, meno male. Meno male che è una gag. Flebotomo. Ma che cazzo? Ah, però ho capito. Sì, dai, va bene, pazzesco. Peccato per la lore. Però alla fine se abbiamo altri pezzi abbiamo già letto quella descrizione. Ok, permadetto. Leggiamo flebotomo. Non ho perso il set. Blood letter in inglese. Ah, ok, Isaac. Thank you very much. Dai. Flebotomo, però è una flebo, flebotomo. Vabbè, comunque, cioè pensavo fosse un riferimento alla flebo, visto che ci sta. Comunque sì, alleggiamolo e facciamo. Dove sta? Oh, l'ho skippato. Eccolo. Un'arma da cacciatore folle, brandita da Brador, l'assassino della chiesa della cura.
Il flebotomo, o flebotomo, flebotomo a suo punto, assume la sua vera e terrificante forma dopo aver assorbito sangue dalle profondità del corpo e dell'anima della vittima. Questo è l'unico mezzo efficace per espellere sangue contaminato, o almeno è quello che continua a credere Brador, isolato nella sua cella. Flebotomo, flebotomo, flebotomo. Va bene, figata, figata, siamo contenti. Siamo venuti qua con uno scopo che secondo me abbiamo centrato. È probabile? Vogliamo vederlo un secondo? Dai, se è probabile, dai, un try glielo diamo. Allora. Scusate un attimo. E tu cosa dici? Non dice più niente. Non dice più niente. Simon fa un inchino, questa è nuova. Vabbè, vabbè, vabbè. Dai, 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 dai. Imo. Qua c'è stata una boss fight veramente magnifica, eh. Non so se sia più bella Lady Mary o Ludwig. La prima parte di Lady Mary è veramente molto figa. La seconda, consentendoti di curarti, diventa meno raffinata. Se proprio non la vuoi raffinare tu. Ludwig era veramente una figata. No, sono due veramente molto belle. La prima parte di Lady Mary, molto secchiriggiante. Comunque sia, facciamolo. Andiamo e ciao. Se mi tengo quelle 5.000 anime per vezzo. Quindi ora si può rushare come si deve. No, German! Mi devo ricordare di leggere la chat prima di premere. Ragazzi, I'm sorry. Però devo dire che Ludwig, beh, anche Lady Mary, cioè a livello di lore sono fantastici. Comunque German l'abbiamo incontrato da poco. A livello di lore sono entrambi fantastici. Ludwig ha qualcosa di magico. Veramente, non so, c'è una melanconia. Sarà che, in un certo senso, la lore di Ludwig la... Che cazzo faccio? La capisci mentre lo combatti. Personalmente Lady Mary la capisco dopo. Quindi mentre la combattevo non avevo tutto il... Ah, pesissimo! Che invece avevo con Ludwig, che comunque, sai, poi se hai fatto una Ludwig run come questa ci sei proprio affezionato. Ah, ok, no, sto dicendo, ma ci sono i mostri, sì. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. Torniamo a giocare. E chiede sangue? Zero, giustamente. Bello così. Allora. Tu ti eri triggerato, se non erro. Vediamo se cadi alla Dark Souls. Dai, super piacere. Allora, adesso non si ride più. Madonna, ragazzi, che... Cioè... Non abbiamo mica incontrato dei boss. Non so perché sono venuto... Comunque confermato, è confermamato. Guardate i conchiglioni. Confermato quello che dicevo all'inizio. Che c'era stato lanciato da qui. Da qualcuno molto interessato a dirci... Hey! Oppure, schiatta. Forse sono un po' la stessa cosa. Di nuovo farmando proiettili per i pochissimi che abbiamo consumato. Allora, la verità è che qua ci sono tante mazzate molto diversi. No! Ragazzi! Guardatela! Ah no, scusate, è un mago, è il mago che mangia. Pensavo fosse un gigante, diciamo. No, ragazzi, no, basta. Basta, veramente basta, a un certo punto basta. Ma lì sotto non ce ne frega niente di andare. Ah, ma volevo farti il bestia. Questo l'avevano lasciato qui, 6 fiale, schifo non fanno. Tu cosa droppi? Niente, tu cosa droppi? 2 fiale, schifo non fanno, stiamo farmando fiale, beh, nel dubbio. Sgamati. Che strana cosa che fa, colpisce Simon, cosa vuoi che faccia? Adesso io sto venendo indietro per... no, vabbè, gittata di... No, vabbè, ma che cosa stiamo parlando? Ma che gittata è? No!
va bene lo stesso, con tutte le fiale che abbiamo fatto. Tra l'altro, ok. In teoria. Cioè, in teoria abbiamo fatto una bazza non piccola. Cioè, qui il gioco ti facilita moltissimo con questa... con questa... questo trigger. E questo inseguimento, che è proprio ciò che tu desideri. E il fulmine me lo becco, c'è poco da ridere, da scherzare. Allora tu schiatti. Va bene. Prendo il mercurio, mi meraviglio di non averli già maxati. Beh, però con Lady Isabella, con la tipa ne abbiamo usati. Questa è la classica situazione dove si schiatta. Mamma mia. Posso spammare, vabbè. Molto bene, dovevo prima curarmi, ricordarselo. Va bene, va benissimo, ok. Non è interessante in sé questa zona. Questa si poteva proprio lasciar perdere, non custodivano neppure un oggetto. Là c'è qualcosa. Secondo me, quello è l'andare avanti e qua c'è una shortcut. Assomiglia? Raga. Questa è una bella. Questa è bella. Comunque è molto bello il design, eh. Devo dire che dopo Dark Souls 1, che è inarrivabile, Bloodborne ha delle aree davvero, davvero interessanti, studiate molto molto bene, separate fra loro, però mi sembra che siano complessivamente delle aree, siano più numerose le aree molto ben approfondite e studiate rispetto a Dark Souls 3. Mi sembra. Non gliel'avevano ancora data su, come con Dark Souls 3. Adesso, esagerato, ovviamente. Ho esagerato, figuriamoci. Dark Souls 3 è un gioco magnifico. A livello di boss fight, per quanto Bloodborne le ultime ci abbiano davvero esaltato, a livello di boss fight Dark Souls 3 gli caga ancora in testa Bloodborne. Vediamo cosa manca, cosa arriva, perché siamo in tempo per dire e cambiare idea, ma cioè, Dark Souls 3 ha una quantità di boss fight allucinanti e bellissime che una lancia gliela dobbiamo spezzare a favore. Comunque sia. Pesce. Oggettino. Bazze. Senti, io scendo. Figurati! Vai a ca... No, vabbè, ma sei veramente... Ti piace sta gag di tocca? Ma ti piace proprio... Ma quanto c'è... Quanto ti potrà piacere sta gag di tocca? Ma che papisis! Non ci torno mai più qui dentro. Questo ce l'aveva lanciato, però quello che ce l'aveva lanciato non aveva tutta questa voglia di fare l'amore con Simon. Guardate come si muovono. Maledetti. Urendi, tra l'altro, preso. Va bene. Villaggio dei pescatori. Maledetto. Ok. Comunque, là c'è un oggetto. Sto pensando ovviamente un po' in ottica lasciate successive. Saranno amarissimi quando dovremo raccogliere quell'oggetto, cioè adesso. Non attivarti troppo, cioè attivati, va bene, non voglio pretendere troppo, ma fai quel cazzo che ti pare, ciao. Salgo. Guardate che... Anche fighi, anzi, sono proprio fighi, devo dire. Ok, là c'è qualcosa. Non sento penuria di pezzi di pietra di sempre. Qui c'è il proseguire, naturalmente. Cosa cazzo hai fatto tu? Ma tra l'altro ho lo spadino, ma è da quando? Probabilmente da ore. Ehi, figate. Oh, wow. A posto. Il gioco dice, guarda che quell'arma ce la devi avere pimpata. Almeno un più 9. Cioè, è molto importante che tu abbia il più 9 adesso. Ok. Va bene, abbiamo... Ah, poi qua si corre. Stiamo arrivando alla boss fight, ragazzi. Stiamo arrivando palese... Però, Christian De Sica, io non ti avevo invitato... No. No. Non proprio l'arma giusta, cosa ne dite? No. Oh cazzo. Stiamo avendo gemme probabilmente buone. Allora. Siamo arrivati da lì, qui c'è un bivio. C'è un andar dritto e un andare a sinistra. L'andar dritto ti fa molta voglia, andare a sinistra meno. Andiamo a sinistra.
Stiamo scherzando. Lo sapevo quanto lo sapevo. Ah, quello è un mago. Ok. Simon. Ok, ok, ok. Quello è il mago che fa le buzz. Va bene, va bene. Va benissimo. Allora, quella è un'area abbastanza dura. E qui che cazzo c'è? Ah, qui c'è il boss. Qui c'è il boss. Guardate, guardate che apertura interessante. Lì c'è la boss fight, perché è tempo della boss fight. 17:48. Se è una di quelle da first try, ancora ancora. Oh mamma! Sono morto! E là ci si buttava nel non nulla, o sbaglio? dobbiamo risolverlo, eh? Dobbiamo risolverlo. E lo faremo nel modo più soulsiano che conosciamo. Trigger! Dai, ragazzi, seguitemi, però. No, l'idea era che mi seguiste. Vabbè, allora spadatina e via. Mamma mia. Ho avuto culo o è una mia impressione? Ma ho avuto un culo insensato? Ma totalmente insensato o è una mia impressione? Sangue freddo è proprio così. Un colpetto, ho beccato tutto quello che si poteva beccare, a posto. Va bene. Ok. Oh madre. Non può esserci così tanto in questo gioco, è assurdo. È assurdo. Ragazzi, è assurdo. A questo punto mi domando quale sia la boss fight. Ma questa per me? So che pantaloni insanguinati, so cosa abbiamo lasciato indietro, il famoso pozzo. Elisir di piombo. Guardate un po'. Ah, però col cazzo, guardate un po', ma sti cazzi. La famosa spiaggia di Ico. E in realtà niente, devo andare nel buco. E insanguinati, pantaloni insanguinati. Abbiamo già letti tutti, mi pare. Bende insanguinati, sì, è Brandor indossò. Non c'è neanche qualcos'altro. No? Allora. Raga, io vado di qua. Ragazzi, vi faccio una domanda. Se vado qua, se mi butto qui, muoio. Cioè, una caduta è una morte da caduta. Vi chiedo solo se è una morte da caduta, perché ci risparmiamo. Ok, non è una morte da caduta, giusto per sapere. Oh, cazzo. Ragazzi, la canzone a cui legavamo, vi ricordate che vi dicevo? Mi ricorda, e devo dire, mi ricorda Death Stranding. Quindi vuol dire che ci sono quei tizi, lì c'è una scala. No, porcalo. Aspettate. Merda, 7 PD! Sei tu? Follia, sì. Porca loca. Non c'è la scala, ma mettimi una... Cazzo, che zona! Ma è terribile! Una leva. Sto capendo niente, ovviamente. Azione a dispositivo. Oh, madre di Dio, su no! Un ascensore. Infatti il deposito, avete ragione. Un ascensore. La rasciata non è quella che pensiamo. Ma si scende anche. Ma ragazzi, se finiamo nel pozzo, cosa che mi aspetto? Cioè, è comunque pesissimo. Dove, quanto cazzo è grande? Mamma mia, è immensa quest'area. Oh, godo! Oh! Ah, vabbè. Ah, sì. Ottimo. Vabbè, questa è la shortcut. Questa è la shortcut. Molto bene. Bello. Bene.
ciò nonostante. Laggiù c'è roba. Noi siamo arrivati, diciamo, da qui. No, sentite la voce. Stiamo per beccare lo stronzone. Come siamo messi a resistenza alla follia, scusate? Male. Lo sto andando a caso, oh mamma. Andando a caso, e non si guarda tanto il fashion. A caso, a caso. Ecco, ecco il nuovo sapore. Sono grossi quei bastardi. Ti prego, uccidilo. Curati, 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 curati. No, 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 non usare il sedativo, ho sbagliato a premere. Non è finita. Buttalo giù, buttalo giù. Simon, sei bravo. Va bene, lo accetto. Lo accetto. Allora, abbiamo un'esplorazione. Mamma mia, che casino, ma mio Dio, eravamo a una boss fight. Ma è incredibile quanto è grande sto gioco. Mi sono perso. Era qui lo stronzone prima. Ma che gag è? Ma è di nuovo un'apertura del villaggio? Boh, andiamo, cerchiamo di arrivare da lui. Ci arrivo, sì. No! So di avere l'arma sbagliata. Cambio. Ci siamo affacciati qua, Che diavolo di affaccio è, ma... Assomiglia tanto, è un po' troppo alle zone che abbiamo già visitato, Però gli oggetti ci testimoniano che non è così, ma... Vabbè, l'ho già detto. Ah, pure! E chi se n'era accorto? Dove? Ah, lì! Ma pensa... Ma tu dimmi dove ti devi mettere, ma nell'angolino, naturalmente. Pensavo volesse più colpi. Sbagliato, va bene lo stesso. Pensavo di spadino volesse più colpi. Ora ci schiaffo, Ok. Roccia del sangue è quella enorme, Roccia del sangue è quella super, super, super. Abbiamo un più 10, Abbiamo un più 10. Grazie, caro. Sempre supportivo. Abbiamo un più 10. Abbiamo un più 10 per un'altra arma. Se ci va. Gemme a gogo, probabilmente pimp veri, Cioè, inizio a pensare che... Allora, noi quest'area... La guardo un attimo, Quest'area che... nascondeva un segreto così importante... Lì non c'è niente. Vale la pena ucciderli, avrete dovuto rompere le palle a tutti i costi. Tanto vale ammazzarvi e mettere il naso anche qui. Ok, quest'area l'abbiamo fatta. Proiettili di mercurio, va bene. Dopodiché c'era un altro affaccio. Non so se cambiare arma abbia senso, non mi ricordo neanche. Dove c'era l'altro tipo che cantava? 17:56. Affaccio numero 2. Avete capito? Avete capito dov'è? Avete capito? Questo è il... Oh, porca troia! Questo è il pozzo. Questo è il pozzo. Questo è il pozzo. È il pozzo, ma non ce ne frega niente. Cioè, cosa ci sarà mai stato nel pozzo? Dai, due giganti che ti fanno il culo. Cioè, a me non me ne importa niente. Nascondono gag, ci sono bazze.
sento assolutamente legittimato a fare quello che sto per fare. Oh, signor Simon, però, eh? Ma mai una volta! Ma vai a cagare, vai. Basta. Ma questo è il destino che non vuole che noi andiamo nel pozzo. Ciao. Sì, Betaka, ragazzi. Non ci sono più parole per Betaka. Allora. Ma è una gag? Ma che cazzo? Allora, aspettate un secondo. Noi siamo arrivati da qui. Ah, sì, questa è la faccio. E poi c'è lo scendere. Non siamo mai ancora scese. Scesi. Gente che si inginocchia, se siamo capiti. Saggezza grande, ragazzi. Dai. Loro non ci romperanno le balle, noi non le romperemo loro. Là c'è il boss. Essendo l'ora che è, esploriamo. È davvero un posto che non si muore appena ci si arriva? Wow. Gemma, sangue, un catch strip, grand loop, mannar, com'era Fantozzi? Se siamo capiti. È che abbiamo 33.000 echi. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo ancora 20 minuti, 20-25 minuti. Facciamo due cose. Torniamo al sogno del cacciatore e cerchiamo di capire se ci possiamo pimpare. Poi torniamo qui. E andiamo a vedere di che morte moriremo domani alle 16. Però abbiamo ancora tempo, insomma, voglio vedere, che cazzo, siamo arrivati fin qua. Bella partita oggi, nel senso sono molto contento, poi non è stata perfetta, avremmo sicuramente saltato qualche cosina, però meno cose della volta scorsa. Anche perché ci rimettiamo su di fiale. German. Ho tre cordoni. Allora. Vediamo, prima cosa. Tenendo a mente German. Honest. Welcome, what? Very well, let. Madonna. Ragazzi, non guardate, eh? Chiudete gli occhi. Ma parifico. Il caso mi governa. Farewell. Vediamo se c'è il nostro amico. Ho dei dubbi che sia nostro amico, ma insomma. Però ha la voce da buono, German, in realtà. Vi ricordate quando diceva, ma Lawrence, ma allora che stai a fare? Guarda German che se Lawrence ha messo così... Comunque sia, abbiamo detto che volevamo fare questo, volevamo fare quello. L'arma non è danneggiata adesso. Pimp. Eventuale. Vari ed eventuali pimp. Andiamo nel modo più lineare possibile. Qua già interessante sulla fondo, ma non ci interessa davvero. Sempre a fondo. Niente, andiamo qui. Una fava, vediamo qui. Dicevo, questa è proprio uguale alla nostra. No. A posto, ragazzi, non ci sono neanche pimp? Bene. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare. Non di qua. A prendere le nostre mazzate. Dal boss, o magari, cioè ragazzi, sono le 18.02. Se è uno di quei boss a cui Bloodborne purtroppo ci ha anche abituati, però i DLC di solito d'attacca non li fa così. Però se fosse uno di quelli che un try, due try, tre try e va giù, sarebbe veramente la ciliegi. Capanno del faro. Non vi leggo perché sono sicuro che state ridendo. Non vi leggo.
No, non posso. Non vi devo leggere adesso, non vi devo leggere. Devo rimanere vergine finché non ci pensa il boss. Ho già visto delle risate, maledette. Allora, dai, su. Cattivi, cattivi. Dove cavolo era il buco? Non era questo. Era questo? Sì, era questo. Molto bene. Stavamo per fare il nostro volo nel vuoto. No, non questa volta. Ho tenuto 16.000 echi. Che pollo! Devo prendere le fiale. Mea culpa, ragazzi. Questa è proprio una sciocchezza. Beh, regalati 16.000 echi, non ce ne può fregare meno. Andiamo. Sarebbe anche da vedere che cosa succede ad attaccare, ma immagino che muoiano e basta. Insomma, mentre li attaccano in sciame, non è proprio quello che... Un po' Quelag. Ce l'ha molto Miyazaki con questi. Ok, la spiaggia che dicevamo. Ed è un'arena. Vabbè, un'altra parte. Aspettate! No, allora. Sto dando per scontato che non è un mostro che fa follia. Sono inventato. Aspettate. Sembra una creatura volante morta a testa in giù. Vedete che sembrano come delle zampette e qualcosa di alare. O forse no, sarà un pesce. Sarà un pesce, tipo, sai, siamo le cazzo. Il villaggio dei pescatori sono tutti uomini pesce. Sarà un cazzo di pesce. Quindi, non è questo il boss. Ma il boss è il mostro enorme che ha ammazzato il pesce. Dai. Guardate che meraviglia. Oh, cazzo. Beh, è una creatura abbastanza indefinibile, devo dire, perché ha anche delle mani. Una mano, almeno. Allora. Questo in realtà ci ricorda la prima entità che abbiamo incontrato, venuta fuori male, no? Anche questo è figlio di... Ma questo sarà una versione figlio di... Sarà una versione più foce, cazzuta. Che cazzo... Ah, questo è formato. Ah, Dio mio. Assomiglia a una delle nostre genne, ma scommetto che questa ci arriva nelle gengive. Va bene, quindi un incontro tra spadaccini, eh? Avete sentito? Vagito pianto, ma questo è nato adulto. Cioè, nel senso, avete capito? Orfano di Kos. Quindi quello è Kos. E questo è l'orfano di Kos. Ok, è uno di quei boss che vogliono che gli vai a dare. No. Oh mamma. No, mamma mia, non mi è partito il comando. Zio. Ma no. Ok, è andato, va bene. Aspettiamo la seconda fase, decisamente. C'è una serie molto brutta. Lo spa, bella sta merda. Ho sbagliato, ci muoio. Ho sbagliato, ragazzi. Sono stato un po' in mania da ritirata. Bel boss. Seconda fase? No. Sì. Bomba atomica. PB. Vabbè. Se non... Il detalhe, se non gli dà delle mosse scorrette a sti stronzi, non è felice, sono morto. PB. Ah. Le ali. Avete visto, eh? Sto prendendo troppi danni. Tipo sto morendo.
Ma sono a 8. No. Non è così che lo batterò. Porca idea, metà. Eh no, PD, però. Se schivo, schiva, eh. Urca, che culo! No, non fare, non fare cose. Oh, ecco, eccolo, vola. Qua tutti volano nella seconda fase. Epidi! Bene, bene, sempre così, sempre così. Sempre così. Ma ottimo, sono contento perché l'ho studiata bene, eh? L'ho studiata bene. Sono contento perché abbiamo fatto un bello studio della seconda parte. Proprio, ho capito tutto della seconda parte. Molto bene. Molto bene, sì, sì, chiaro, chiaro, chiaro come il sole. Chiaro come il sole. Quante fiale ci lasciamo da sta tizia? Porca vacca, l'orfano di Kos. Kos? Facciamo l'ultimo. Facciamo l'ultimo. Aspettate. Danno fisico. C'è la pazzia. Mamma mia, questa è una pazzia, ragazzi. Oh, senti, ma la voglio giocare. La voglio giocare così. Lo faccio. Aspettate, eh. Voglio andare solo con un set differente. Aspettate. Un punto sul fisico, senti, poi magari sto sbagliando, puoi fare le magie del fuoco, le magie di sto cazzo, allora morirò e me lo merito. 110. Sono già al... Ah no, 120. Ci provo. 60. Comunque i danni erano molti e questa è una cosa che un po' mi perplime. Faceva troppi danni in certi momenti. Ok, bella Simon, sei cambiato molto, non sei più quello di una volta. Ah, siamo molto simili al tizio che è morto, tra l'altro. Simon vestito da Simon, non lo fai, ragazzi, ho guardato solo numeri, eh. Non l'ho assolutamente voluta, ma devo dire di sì. Devo dire di sì. È grosso, abbiamo fatto un try che siamo arrivati alla seconda fase, voi sapete cosa succede in questi casi. Morti nella prima, matematico che ci ammazza subito, matematico. Ma lui fa la manfrina ogni volta, interessante sta cosa, forse si potrebbe abusare. Ma vabbè, prossimo. Dai, sono qui. Appena nato, già vecchio. Quanto sei stronzo! Bastardo! Stronzo! No, io schivo! Ma se schivo devo schivare però, eh! Simon! Ok, ok, sì, sì, si può fare. Bellissima sta mossa, molto estetica, molto bella sta mossa. Ho sbagliato, mi è andata il culo. No. Ho sbagliato. Morto. Merda. Merda. Ipotesi spadino. Ci provo volentieri, vi dico la verità, perché mi incuriosisce vedere se faccio dei danni ancora accettabili con lo spadino. Perché effettivamente è abbastanza una danza, un po' più violenta della precedente. E mi interessa vedere se sprecando meno stamina. Stiamo... Però sì, vi dico che l'avrei assolutamente sperimentato, anche se non me l'aveste suggerito. E poi se è periabile... mi vedrete scommettere sul Perry come strategia, però vediamo.
o se non altro è una strada, come era poi Lady Maria, non l'avevamo detto, ma Lady Maria era la strada al boss più immediata della storia, anche questa devo dire che continua a non rimandare indietro l'ascensore. Entri e hai tutto il tempo. Chiaramente il gioco ti dice, pimpati, fatti una carta da culo o qualcosa del genere. E invece noi non così. Mamma mia, quanto si incazza in modo repentino, mamma mia. Epiti! Ci ho provato, ok, vi devo dire. No, che stolto! Pariato? Ah, sapete che scommettevo di pariare? Io credevo di pariare, non gli faccio un cazzo di danni però, ragazzi. Guardate ancora lì, ho già colpito diverse volte. Non sapevo, dovevo immaginare. No. Il concetto è chiaro. Non è che mi dia tanto gusto lo spadino, eh? Devo dire la verità, non mi dà tanto gusto. Mi sa che torno allo spadone. Grazie Keepers Guild, grazie del supporto. Sì, mi sa proprio che torno allo spaduken, dico sul serio. Vediamo. Facciamo, dai, 18 e 14, sono l'ultimo tentativo, giusto per vedere se riesco a trarre qualche informazione in più. Alla dura. Ogni volta ho il rischio di fare la vecchia gang di buttarmici. Perché è bella la Ludwig. Seppur compenetrata. Pensate sto gioco se fosse per PC, che mod avremmo. Via. Anzi no, facciamola la cosa. È un altro boss bello. È difficile, c'è poco da dire. Bisogna farci un po' il callo. La live di domani sarà probabilmente dedicata interamente a lui. E no, ho sbagliato io, hai fatto bene a colpirmi. Stolto. Ho sbagliato e me lo merito. Madre de Dios. Madre de Cos. Sbaglio. Quello lo sbaglio che lo sbaglio. Quindi ha dei tempi così diversi, come tutti i boss più forti. Sono basati sul fatto che non hanno un metronomo. No, credevo di stare schivando. Ho sbagliato, me lo sono messo. Sono morto. Anche solo portarlo a metà è durissimo. Ragazzi, sto leggendo cose atroci in chat. Sì, è tipo uno yo-yo. Sì, facciamo l'ultima. Cioè, atroci nel senso, vedo molta gente che ci ha sofferto con questo tizio, quindi non me lo sto sognando, che grazie. Per molti è il boss più difficile dei Souls. Questo significa che non abbiamo ancora visto nulla, perché quello che abbiamo affrontato fino adesso è grosso. Ma se questa è un'opinione di molti, vuol dire che non ho ancora visto un cazzo. E questo un po' mi angoscia, vi dico la verità. Porca la K.
Va bene. No! No! Epidi! Allora, mollami! Eh no! Non esiste, non esiste, non esiste. Guarda, che questo è un altro... Il breast, assieme. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui perché non ho tempo per mettermici. Molto ebrietas, molto semplicemente. Peso. Grazie mille ragazzi per aver seguito. Ci vediamo domani alle 16, come sempre. Vi ricordo che le blind run sono lunedì, mercoledì e giovedì alle 16. E niente, vediamo quante ce ne dà. Molto semplicemente. Grazie mille, ragazzuoli. A domani.